Assessore, da parte del mondo agricolo l'attenzione al Ministro è stata portata verso gli agriturismi. Bene, ma c'è ancora da fare. Sì, comunque hanno dimostrato, come diceva il Ministro, di essere state delle realtà che hanno subito sicuramente una pandemia come tutte le altre realtà ricettive, ma hanno dato anche un segnale positivo come accoglienza e come resistenza. Quindi lui ha detto sicuramente di voler aiutare questo comparto, quindi ricordando che l'agricoltura è e diventerà sempre di più con la sua enogastronomia un riferimento per le realtà turistiche e per la forza del turismo piemontese e non solo. Anche Cia Alessandria era presente all'incontro dell'associazione di categoria oggi col ministro Garavaglia. Come raccontare al ministro l'agricoltura del nostro territorio? Abbiamo fatto un quadro dell'agricoltura alessandrina e piemontese, ringraziamo il ministro di questa bella sorpresa che è venuto a visitare i nostri territori, sia alessandrini che piemontesi. Abbiamo sottolineato che l'agricoltura non si è fermata, ma comunque ha segnato il passo nel periodo della pandemia. C'è una ripartenza importante, vediamo che i nostri agriturismi, che sono stati oggetto della chiacchierata col ministro, sono in ripresa, però abbiamo ricordato che è importante far cadere a terra e dare alle aziende in maniera pragmatica tutte quelle possibilità e quelle opportunità per la ripartenza. Abbiamo sottolineato anche che turismo e agricoltura vanno di pari passo, per noi è molto importante perché le nostre aziende agricole, le nostre cantine, i nostri agriturismi, come sottolineavo prima, sono il motore del turismo del territorio, e l'agricoltura è assolutamente un settore che deve sempre più fare sinergie non solo con gli altri settori, gli altri comparti, ma anche con quello di turismo. È stata una piacevole sorpresa, abbiamo sottolineato quelle che erano le problematiche al momento della pandemia e quelle che per noi devono essere le opportunità di una ripartenza per il settore agricolo e per il settore turistico del Piemonte. Un tour del Piemonte del ministro al turismo Massimo Garavaglia, possibile anche grazie all'impegno dell'onorevole Riccardo Molinari, che non si dimentica mai della sua Alessandria. Ma sì, è stato un piacere portare oggi il ministro qui ad Alessandria, e poi ha fatto altre tappe a Novara, poi andrà ad Alba, sarà a Torino. E ad Alessandria, insomma, è stato un momento per un incontro istituzionale con le associazioni di categoria, a partire proprio dalle associazioni anche del mondo dell'agricoltura, visto che il turismo e l'agricoltura sono strettamente legate, soprattutto in questo territorio, che ha un turismo di eccellenza legato ai prodotti vitivinicoli, in realtà legato alla bellezza del paesaggio. E lo porteremo in cittadella, perché è importante che il ministro abbia contezza di quello che è un patrimonio unico per attrarre persone sulla nostra città. È stato a Marengo durante la rievocazione, insomma è stato un momento per consegnargli un dossier su quello che il comune e la regione stanno facendo per la città, ma anche per fargli vivere un'esperienza in modo che gli rimanga in testa che esiste questa città con queste particolarità.